Amici Beastmen, è passato poco tempo, ma sì, devo dirvelo, mi siete mancati. Oggi parleremo del capitolo 1024 intitolato Un tale. Ma prima vi ricordo che per aiutare il canale e anche voi stessi dovete iscrivervi al canale. Se non lo farete rischierete di essere rabberizzati. Quindi, per non essere rabberizzati è molto semplice, cliccate su iscriviti. Ringrazio tutti gli iscritti e insieme arriveremo ai 300. Ahu, ahu, ahu. Vi dirò, fino a poco fa nemmeno io ero su Instagram, ma mi piace parecchio per condividere le immagini, quindi se sei su Instagram cerca Araxan Channel e seguimi. Ormai da qualche mese la Tana del Nerd, ovvero la migliore fumetteria di Bisceglie, ma che dico, di tutta Italia, è anche online, al fine di poter aiutare i propri clienti ai quattro angoli del globo. Incredibile! Prima di parlare del capitolo vi tradurrò la lettera di Oda. Eccoci, il volume 100. La vostra biblioteca accoglierà 100 volumi. Scusate di occupare così tanto spazio nei vostri scaffali, che sono, e non ne dubito, già molto pieni. Sapete, per me questi volumi rappresentano tutta la mia vita, i miei 24 ultimi anni, tutti a disegnare. Ma cosa ne è di voi? Trovate siano tanti? Non abbastanza? Questo mondo è il frutto della mia fantasia, anche del vostro. La storia entra nella sua fase finale. Dovrò raddoppiare gli sforzi fino alla fine, perché questo centesimo tomo marca l'ingresso in una nuova era della pirateria. Se vi resta un po' di spazio nella vostra camera per lui, mi farebbe molto piacere. Per concludere, approfittate degli eventi che festeggiano l'uscita del centesimo volume, Eiichiro Oda. E ora la cover. Prosegue il trittico di cui vi parlavo nel precedente video commento, al fine di celebrare i personaggi più votati nel World Top 100. Trovate sul canale un video a riguardo. Parliamo quindi del capitolo, il titolo Un tale, un titolo che sinceramente così su due piedi non dice molto, quindi andiamo avanti. Un nuovo recap viene fatto e vediamo un po' tutti i Mugiwara assieme ai loro alleati. Abbiamo un grande ritorno, God Usopp. Come penso tutti saprete, Usopp è famoso per dire bugie. Questa volta il nostro cecchino la spara grossa, all'Aki del Reconquistatore. Cosa voglio insinuare? Lo so, lo state pensando anche voi. Usopp un giorno probabilmente avrà l'Aki del Re. In ogni caso, anche se l'Usopp è debole, sta resistendo per davvero all'Aki del Re di Big Mom, quindi non sottovalutate il cecchino, oh yeah! Signori e signore, tutti quanti quest'oggi sono diretti niente po' di meno che al Live Floor. Come tutti sappiamo è lì che stanno combattendo le calamità King e Queen contro le ali Zoro e Sanji. E quindi oggi vi chiedo, perché vanno tutti nel Live Floor? Risposta A, per festeggiare. Risposta B, per vedere le star. Risposta C, per combattere gli zingari. Chiama 1234 OP e ricevi la suoneria invisibile. L'unica suoneria invisibile è insonora. Oda ama strizzare l'occhio ai miti e al folklore del Giappone. Ancora una volta con il flashback di Yamato, Oda fa un riferimento al mito della caverna di Amaterasu. Una bellissima leggenda nipponica che vi invito a recuperare sul canale Storia e Mitologia Illustrate. Lascerò in descrizione il link a questo bellissimo video su un bellissimo mito, oh yeah! Sempre nel flashback di Yamato vediamo che colui che dà il titolo a questo capitolo, ovvero un tale, sembrerebbe essere Ushimaru Shimotsuki, il daimyo di Ringo, discendente di Ryuma Shimotsuki, il dio della spada. Anche in questa parte di capitolo Oda strizza l'occhio alla cultura giapponese facendo palesi riferimenti al Bushido. Ad ogni modo, se ora ve ne parlo, è perché dal disegno Ushimaru sembra una copia di Zoro, un po' invecchiata. Che sia un parente? Molto probabile. In fin dei conti Zoro proviene dal villaggio Shimotsuki situato nel Mar Orientale e si è allenato nella palestra di Koshiro, il cui simbolo sono appunto le due spade, il simbolo degli Shimotsuki. Ricordo inoltre che Bibi, o Vivi di Alabasta, ha sempre chiamato Zoro Signor Samurai,
Magari da bambina ha intravisto o conosciuto qualche samurai che scappava da Wano, chissà. Oppure, così come Tashiji è la copia di Kuina, magari Zoro è la copia di Ushimaru. Voi cosa ne pensate? Quale scelta narrativa preferireste e perché? Il clash finale mostra una Yamato praticamente in parità con Kaido, ovvero il colpo 8 trigrammi tuono o Raimehake. Come già ribadivo più volte, Kaido inizia ad accusare i colpi. Ha combattuto contro i Foderi Rossi, ha combattuto contro la generazione peggiore ricevendo una seconda cicatrice permanente da parte di Zoro, indubbiamente grazie all'Enma. Ha combattuto contro Luffy che usava l'Haki del Re per colpire. Sta combattendo da molto contro Yamato. Ricordo inoltre che lo scopo di Yamato è trattenere il cattivone al fine di permettere a Luffy di tornare cavalcando il drago Momonosuke in perfetto stile Storia Infinita, e ci sta riuscendo. Questo vuol dire che Yamato è più forte di Zoro e Sanji? No, no, non lo credo. Per me il Monster Trio è e resterà formato da Luffy, Zoro e Sanji, anche se ammetto che al momento avere un simile dubbio è più che lecito. Wow, che meraviglia! La prossima settimana avremo un nuovo capitolo! Sono tipo 2 anni che non c'erano 4 capitoli consecutivi. Sono commosso, ragazzi! Siamo quasi arrivati alla fine, quindi saluti! Saluto il Circolo del Leoncino, tutti voi che siete arrivati fin qui e tutti gli iscritti al canale, e ringrazio nuovamente tutti quanti! Ti piace questo video? Cosa aspetti? Condividi questo video e gli altri video a tema One Piece di Araxan Channel. E anche questa volta mi tocca ricordare che i Lupi Team cercano editors. Per sostenere il canale, oltre ad iscrivervi come ricordavo all'inizio del video, al fine di non essere rabberizzati, mettete un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!